Dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze di fine gennaio arrivano le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 con l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione presunto e al piano esecutivo di gestione. Dall'Assemblea anche l'ok al piano della performance 2019-2021. Si tratta di 38 parametri che oggi rappresentano un nuovo patrimonio chiaro e preciso dell'ente che di fatto superano le vecchie delibere dell'allora provincia di Firenze del 2012 e che portano avanti il cammino verso la trasparenza della pubblica amministrazione. Ecco alcuni dei parametri definiti da Palazzo Medici e le principali novità in merito. Il rispetto dell'orario, il rispetto degli obiettivi che le amministrazioni danno, dentro quegli obiettivi ci sono precisazioni ulteriori, sono specifiche ulteriori. C'è un monitoraggio continuo e c'è un monitoraggio che è più attento ai singoli aspetti, non si valuta un macro capitolo per un servizio ma si valuta i singoli uffici. Si valutano i singoli uffici e si valutano le loro performance con cadenza bimestrale, facendo poi un bilancio annuale. Per quanto riguarda le altre delibere dedicate al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione, l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a oltre 81 milioni di euro. Con le variazioni per applicazione di avanzo si finanziano, tra l'altro, gli espropri per la cassa di espansione per Fibbiana, per mezzo milione di euro, la realizzazione di aule universitarie per 1,5 milioni circa e l'accordo quadro con Autostrade per la manutenzione delle strade provinciali 8, 107 e 131 per 1,2 milioni euro. Su bilancio e PEG, 2 i voti contrari e 2 gli astenuti. Noi sul bilancio, sul PEG, è ovvio che come opposizione votiamo sempre contro, anche se credo che qualcosa di buono, di positivo ci sia sicuramente all'interno, però è un po' una logica politica.